E poi ho trovato questo, vedi? Allora, 10, 14 e 20. Diciotto, 3, 2018. Avila sei mia. Che bella posizione. Andiamo a fare analisi. Ah? Domani. Domani stesso? Sì, ho fatto. Sì, l'ho fatta. Perché non ti alzi per farle? E quando fai le fai? Quando voglio. No? Sì. Che ve la vado a fare così? E poi il mento vado verso di là. Mamma mia, quando lo faccio io vado un po' stacco. Allora vado. Ma quando penso che fa così, penso a stacco. Mi parlo di quel gioco. Tipo che fai quella della ruota, là al circo. Cioè tu quando cammini cari, con un figlio di 2 anni. Così fa cosa? Così fa. Ah, c'è chi dà il falso beagle, hai capito? Come devo fare? Sì, fare walkie talkie della finanza, hai capito che voglio dire? L'altra volta dovevamo fare quel fatto lì e mi raccomando, vedi quello che devi fare, perché fratello, non vi ricordate mia, sono con Antonio, facciamo lo studio biblico con Antonio, quello che va in giro con la genovese, con quella genovese. È un invito il 31 mi pare, vero? Sì, me l'aveva dato Antonio, quello che c'ha la mamma infermiera al centro psichiatrico, al centro psichiatrico. È venuta una volta a casa mia con Simone e l'altro non mi ricordo ora. Simone sì. Quello che andava al geometra, 26 anni, papà, 25 anni. Magari tu stai a televisione, cosa? Oh, no, non lo so, non me l'ha detto. Questa macchina, giusto, come faccio? Comunque hai sui 25-26 anni, mi ha detto. Sì, sì, no. Io sì, pure un bagaglio con una bella ragazza. No, quello non lo so. Comunque facciamo questo studio biblico. Come li trovate? No, beh, no, io lo facevo già da anni con l'altro, un altro Antonio di Santa Caterina, che suo fratello è cantante
c'è un altro fratello ancora, suo padre alla, mi pare alla poliomielite, è un po' zoppo. Era di Santa Caterina lui, lui prima era gallico, poi sentì io a Villa San Giovanni. Di pure a Santa Caterina. Allora, lui... vicino a Tasprato, a un sito del Mago, i terminali. Sì, ho capito. C'è lo scientifico, voi dite? Sì, lo scientifico. Ho capito. E come studi quattro cose appena, insomma, come... No, ma io lo so già che quello che c'è scritto sulla Bibbia sono consigli. Sono pure consigli. Come bisogna comportarsi. Cosa che non fa, chiaramente siamo tutti imperfetti, però almeno noi testimoni di Geova cerchiamo di essere perfetti, perché Gesù dice siate buoni e miti di cuore come me. Se c'è scritto così, come mamma Gesù, come un diavolo, no, cioè una cosa così logica. Ma l'idea mia se c'è senso, perché per adesso il sistema di queste cose si comanda Satana e il diavolo. Satana, eh? Casi il diavolo, no? Sì. Ho capito, sì, ho capito. E lui attualmente questo sistema lo comanda, no? E allora siamo intrappolati. Ora, qua, ora. Come vi chiamate? Scusa, mi presento, Vincenzo Francesco Pedulla, quel negozio di scarpe sul Vele Calabria, dove c'è Palmisano. C'è la farmacia Pellicano. Sì. Pellicano, questo, quello con Bosserino. C'è la farmacia Pellicano, dove c'è, di fronte c'è... una cartoleria vicino a tra Palmisano, quello che tu li lampadari. Chi tu li lampadari? Sì, là vicino. E molti testimoni di Geova conoscono a mio padre pure. Perché io sono andato in tante chiese, in tante religioni per capire come la pensano, ma io no, allora non mi faccio nemici, perché chiaramente nei posti di lavoro, ma voi sapete c'è Michele alla CSM, chi tu da l'infermeria. Non lo so come si chiama di cognome, però lui anche lui è testimone di Geova. Ora, in un posto di lavoro, quante etnie e quante persone che la pensano religiosamente diverse lavorano. Ora, ci si può unire lavorando, però ci si può anche dividere per i pensieri religiosi. Però non vuol dire che noi diventiamo a pugna. Viviamo una società per il progresso, però sano. Perché io so che voi anche avete detto recentemente, non mi ricordo quanti anziani fa, che l'uomo sta distruggendo, inquinando nel bosco di Motta San Giovanni, di Gambari, getta una cosa in terra. Allora ha fatto uno studio, ma quello è fetterino. Sì, però no, hanno portato le scorie a Motta, hanno detto. Ah, scorie è una cosa. Sì, ed hanno aumentato il livello di tumori a Motta. No, c'è stato uno studio. Perché allora Gesù, Dio, chiaramente avrà scritto rispetto, la madre rispetto agli unicorni. Non è che vuol dire che solamente tra noi esseri umani. Perché se tu ci minano cani, chi è che l'ha fatto cane? Tu e io, ufficio Dio, la natura quei capisci, io e voi. Dio. No, fa vedere che è un animale, anche se sbaglia qualsiasi cosa che fa. Se è un animale lo ammazza. Cioè, però quello che voglio dire... Se è un leone che ti va a balenare, una persona lo ammazza. Sì, no? Sì, ma... È un cane che sembra... Dai i cani che... Sì, ma io avendo studiato pure scienze, io ho più di un titolo, però quello che voglio dire, allora, Gesù, quando ha detto dare a Cesare quello che è di Cesare, è quello che dice. Io con i due Antonio, abbiamo fatto sto ragionamento, tipo, perché siccome io e lui scriviamo pure commedie, per esempio, se non si zannia, se muore prima del tempo, perché chiaramente se tu non scherzi, sempre incazzato, c'è l'umore... E anche là il corpo si ammala. Poi c'è un'altra commedia, meglio avere a che fare con la natura che chi cristiani. Non che io voglio offendere, però quando Gesù ha detto dare a Cesare quello che è di Cesare, l'abbiamo interpretato pure, oltre all'interpretazione originale, che Dio non si voleva fare nemici, se vogliamo. Non so se rendete il senso, perché si diceva, no, Cesare non ce l'ha da niente, chi tu ammazzavo, non... i giorni a seguire, ma lo stesso giorno. Cioè, quando tu, per esempio, vai a fare politica,
gli errori che fanno molti politici, Antonio, quando si vede porta a porta, ma va fantrini, cioè avete la soluzione, ta Bibbia e va ammazzati. No. Avete la soluzione, la Bibbia e va ammazzati. Ma la questione è quella, che uno deve essere preparato su tutti i campi, per poter rispondere a una cosa. Perché ma se si parla una cosa, rispondo quella cosa là. Perché deve essere a conoscenza di tutto. E se mi è aggiornato praticamente. Non è che devo andare in politica. No, io ascoltare che il giudizio che hanno loro. È tutto sbagliato, perché sembra si mettere dentro. Ma c'è un broglio. È come una macchina, io comando, una cosa non su, amore perché io su cacciare a mendevere. Perché? Perché la macchina non c'è più che lo faccio io, voglio essere preciso. Muore. Penso che c'era mente vera. Magari era la più buona, diciamo, tra le persone, voi dite. Sì, le persone che capisce che quelle fanno cose male, e lui fa cose bene. Le voglio dire l'ultima cosa, perché volevo finire quel ragionamento. Allora, quando uno va a fare politica, l'errore che fanno è che fanno l'elenco di chi vogliamo andare contro. E fanno l'elenco contro i terroristi, contro la mafia, contro le grandi pensioni. Ma per fare il ragionamento, dare a Cesare quello che dice Cesare, Gesù ha usato una tattica, se vogliamo, quella che penso io, che ho scritto nei miei 5 libri, ispirati da Gesù. Ma chiaramente cercate di capire il senso. Quando tu dici vai contro, ma non ti fai nemici, non usi l'intelligenza, allora tu dovresti dire volete mangiare, mangiate quanto volete. Ma capite un'altra cosa, se cominciate ad dare a chi non ha e a chi ha poco, cioè 6 miliardi sono, cercate di capire il senso, in ogni epoca, facciamo finta che sono 6 miliardi, su 7 miliardi è la condizione sfortunata, per un motivo o per un altro. Ora, nel momento in cui voi date, non vi entrano più soldi lecitamente che illecitamente. Voi, facciamo finta che siete un criminale, vi dono un barda. Se cominciate a dare a chi non ha e chi ha poco, non vi sono più soldi più lecitamente. Quando capite questo, anche voi politici, nessuno più fa cose illecite, ma perché? Ma poi se mi perché vanno per conto proprio, che voglio tutto per se stesso. Sì, ma se cominciate a dare a chi non ha e chi ha poco, abbiamo detto con Antonio, abbiamo dato questa risposta, perché il tuo ragionamento, Antonio, il testo dice, non è male, perché se tu accontenti chiunque e fai capire, allora io sono uno psicologo, io glielo dico in faccia ai camorristi, ai dranghetisti, voi siete stupidi, cretini. Quando io faccio questo ragionamento, Mizia, ma tu lo sai che se io do a chi non ha e a chi ha poco, mi entrano più soldi ancora in maniera lecita, ma assolvendo anche i doveri. Perché i doveri quali sono? Far fare figli a tutti, perché quando fai fare figli a tutti, c'è il progresso. Se tu non li puoi fare i figli, come il progresso qual è? Ma non è che la questione che dici. E allora, tutto che siamo gratis. E questo sono bene da fare qua. Alla speculazione, al commercio umano. Una. Secondariamente, se tu sei in Italia e dici che noi altri non facciamo figli. Ma se tu non, quando partorisci una donna, ti ammazza un figliolo, ammazza pure Ida, e ci fai i punturi i vaccini, che non possono generare. E non può insomma andare avanti. Ho capito. Con la nascita. E allora a questo punto che dire? Vuoi mai a chi le dà perché mai c'è un commercio? E tu non ammazzi e che dipende da massimo lavoro. Questo è un corso che non capibile, ma non tutto capiscono. Però se tu sei sabato e fai cose per il come si deve, e allora la nazione va avanti. No, tutto per uno. Okay. Perché questa sua materiale qua in Italia non distrugge la nazione? Che non si può fare perché non si può morire? Dai, se non si può perché si è bruciato? Dai, se non si può non serve? E allora, è portato di là, quando è portato di là che è portato? Porcheria, cosa mi dimostra di ciò sai? E adesso si conquista la nazione. Ma scusate, voi pagate il canone RAI? Certo. Allora, quella si chiama canone RAI truffa, perché io dall'88 io invio questo materiale di usare i mezzi di divulgazione rapida per dire la stessa cosa che vi dicevo prima. Anche i presidenti africani mangiano molto più di noi, forse, perché ma sai perché? Perché non avendo l'istruzione, l'analfabetizzazione, l'ignoranza, non lo capisco. Se tu gli dici questo sistema che dico io, ma scusate, se voi siete africano e avete lo stipendio là, voi venite qua in Italia, a cui venite? Anche la tratta degli schiavi, quegli scafisti, se cominciano a capire
questo mio sistema, per questo le dicevo che il Papa, i politici e chiunque altro ancora, di qualsiasi ambito, di qualsiasi, no, non sanno usare quelle parole, una di seguito all'altro, in modo tale che a nessuno pesti i piedi, non ti fai nemici, perché solo se diceva Kennedy, che ogni etnia di un paese, quello d'origine e quello da straniero, porta il progresso per la nazione, perché unirlo face una cosa, io faccio... Sì, ma mettendo nella condizione, scusate, l'ultima cosa, in Africa, io ho detto in questi 5 libri, l'ha letto pure Antonio, mi ha detto sì, non è male il tuo ragionamento, cioè gli europei, anziché fare la tratta di schiavi, schiavizzarli, anche loro lo potrebbero fare, li aiutiamo noi, costruiamo noi là, perché un Africa, io ho fatto tutte le cose, allora caro signore, allora quando io ho detto... Ho fatto una statistica su 1000 neri, 1000 mi hanno detto se avessero avuto lo stipendio in Africa non verrebbero. Perché vengono? Che bene non lo fanno, cazzo. Ma io ho fatto una statistica di psicologia. Una volta, non sapevo, no? Erano due, bello. Alti, vuoi. Lo so, in via Marina, no? Che te le causa, ma? Ah, c'è la educazione, no? E loro mi hanno detto. Andiamo! Come la penso, insomma. Tutte queste migrate che vengono. Lo parlavo della fragana, ma non si mu peggio lì. Quando comportiamo, anziché giudicare, dovrebbero aiutare le persone, no? Come la penso io, no? Sì, dici. E allora, come la penso io? Queste qua possono venire qua da noi. E allora, si mettono qua tutte le nazioni se vogliono aiutarli. Sul posto suo, cioè hanno il terreno. Si chiamano i soldi, si chiamano delle scuole, sì. Si distruiscono come si deve lavorare, cioè si mettono, si comprano i mezzi e là una sua terra là. E stanno bene. Ma venendo qua, che cosa ottengono? Ottengono poi niente. Soltanto di. Passivano, chiedono l'elemosina a dopo. No, distruggono la nazione. Perché io li vedo qui a chiedere l'elemosina, a stazione a dormire due africani. Ma non c'è niente l'elemosina, ma c'è il cristiano per sì, niente. Sì, fanno curvi. Ma il nostro sindaco non passa per quelli qua, li sa queste cose. Come ne sa? Li sa. Io quando gli ho detto sto fatto del sistema, c'è gente che si suicida, guarda cosa ha fatto. Ma c'è vita che questa è la gamba. Dice così, chi sta pazzo? Ora una persona si suicida, io sono pazzo che gli devi dare qualcosa. Quello là che ha preso, quello che ha detto non è giusto la violenza sulle mogli, anche se tu perdi il posto di lavoro. Vabbè, io sono d'accordo. Ma tu, sindaco, che pigli 5.000 euro mesi, tu ammazzi una moglie. Uno che, questa è psicologia, non lo è che lo dico io. Quando tu sei messo alle strette dallo Stato, o paghi o vai a finire la strada, o vai in galera, il cervello comincia a fondi. Non sai, perché non sai come andare avanti. Allora, no. una persona che ha voi che avete 5.000 euro al mese ammazzate la vostra moglie. Non so se avete capito il senso. Sì, ho capito. Cioè, è logico che io con 10.000 euro viso poi ammazzo una moglie. No. Però io non lo faccio, guarda, perché non lo fa, io sono sposato. Guarda, questo qua. E allora, quando se tu hai troppo soldi, non sai cosa fare. E io ci faccio stesso, però. Allora, vuol dire, da lì me ne piglia un'altra. E questo è sbagliato, lo so. Infatti io dico soldi giusti, se no che facciamo? Ma se tu hai fatto, ma se hai fatto il matrimonio. Il matrimonio, non l'abbiamo fatto noi. L'ha fatto il nostro credo. Uno da pigliare, no 2.000. Perché ti chiedo, il matrimonio ti piglia un'altra, ti sa cattinini. Se invece viene scoperto, vieni in galera e tutto, e è per tutto. Sì. E vuole fare il tuo esempio di mettere la voglia che ti fai io guarda, parlando che... Sì. E allora? E tu vai a ammazzare. Adesso mi sono andato a fare il denaro. Il comandante sapeva sto fatto. E non capiscivo niente. Io so che voi testimoniavate, non andate a fare militare. Antonio vi fece un anno per di carcere perché... Io giustamente ha rifiutato. Ma se porco... Dio non accetta l'uccidere, perché c'è scritto non uccidere. È apposta. Se non va d'accordo, ma cosa bella, scusate, mi faccio sorridere, ma scusa, un carabinieri quanto potevi pigliare a fine mese? 1.200, 1.800, ma storto. Hai uno stipendio, cioè, io non lavoro, forse manca Antonio. Ma porca miseria, hai uno stipendio a fine mese, non lo sai manco sfruttare. Ma pigliava io sto stipendio, che non lavoro, che vai avanti a fatica. Tu, come hai detto voi, lasci tutto a Puglieri, rimani amico per l'interesse di quelle due figlie
E tu ti pigli un'altra, che cazzo ci vuole, mo se capisce una cosa. Avete ragione, io già usavo che tu dici tu, ma non per offesa, ma figliale, c'è gente, io non so se lei ha lavorato, tra i testimoni di già io so che c'è troppa gente disoccupata. E mi ha detto Antonio, tu sei testimone di già non lavori. Cioè questo, allora, qui non praticano la legge, c'è scritto senza distinzione di razza, non so se la sapete dell'articolo 2 o 1, non so. Allora, quando va a lavorare un testimone di Geova, tu sei testimone di Geova, via. Me l'ha detto Antonio, me l'ha mai detto qualcuno. Ma questo è perché vogliono, vanno cercando il testimone di Geova. Vanno a cercare? Per lavorare. Perché sanno che sono. Sì, sono per me. Però alcuni. No, no, non rubano, non fanno. Sì. Fanno il suo dovere preciso. Però alcuni mi ha detto Antonio che siccome sei testimone di Geova, in alcuni ambiti non praticano la legge, perché se io ho ragione diversamente. Sì, ma perché sono razzisti, sono ottusi, ignoranti. Perché voi non fate un cazzo di male. Cioè che cavolo facete, scusate la volgarità. Perché poi ci girano in scala. Io Antonio, quell'altro, siamo di scienze motorie, laureati. A fare la lezione di scienze motorie negli ambiti sportivi, chi è che la fa? La fa la gente che non è preparata quanto no. Se vedi un corso in 12 ore, ora se voi venite in palestra per seguire, ecco lui c'è l'anatomia come Dio comanda. Uno che si pia un corso di 12 giorni, come facciamo sapi anatomia, che stava a studiare cacchio 2 anni, ma sai, bella pulita, 1 o 2 anni. Per questo io e Antonio siamo incavolati, perché allora negli ambiti lavorativi, come dicevo, lui mi ha detto, allora io mi espongo, io sono una persona per bene, corretta, e dice la sua religione. Improvvisamente dice no, tu sei di questa religione, via, mi ha detto Antonio. È capitato più di una volta, tu gli ho detto io, sai dove devi fare? Pigli un registratore, te lo metti qua, vai dal giudice, qui c'è il razzismo, gli fai chiudere il locale, perché la legge dice non c'è distinzione di razza, di religione, lo dice la legge, la figlia la legge, dicono che la nostra Costituzione è la migliore, però non la praticano. Però c'è un fatto. Uno che si mette qua, basta principale, deve capire che cosa è la verità. Sì, sì, sì. E se tu fai una finta della verità, poi non lo sei. Gesù ha detto di andare a predicare nelle case, lo so. Poi, ma esci fuori. Ho capito. Perché non puoi sembrare di suonare la cosa giusta come dovrebbe fare. Tutti sbagliamo, che siamo imperfetti. Sì. Però tu fai il tuo dovere, cerca di aiutare a ognuno che puoi aiutarlo. Se non lo fai, in ecclesiastici. Sì. Ma se non sbaglio, è il capitolo 3. Che dice, ogni tempo c'è una cosa. C'è il tempo di rubare, il tempo di ammazzare, il tempo di giocare per ammare. Tutti, io particolare là. Dai, vi spiega ogni cosa. Cioè se uno legge la Bibbia, la leggi, uno domani che si trova l'occasione mettilo in pratica. E che ci vuole, perché non è che ci vuole l'archiscienza, dicono molti che la Bibbia è difficile da capire, non è vero niente. Se c'è scritto amatevi e rispettate gli uni con gli altri, cosa che non esiste nel mondo. È difficile da capire, non è difficile da capire. Sì, dite, scusa. Il perché dice che sono difficili? Perché Caincia. Il cervello è vuoto. È vuoto. Quando questo cervello è vuoto. Cava a capiscito. Da me, lui a me. Leggendo la Bibbia. Io stesso leggendo tutta la Bibbia completa, non rimane niente completamente. Sì. Sì, sì, ho capito che. È come questa qua, non la metto per esempio banale. Qua c'è una vasca 50x50, giusto? O 100 metri per 100 metri. Ci manda un'acqua piccola così. Quando si riempie questa gibbia di acqua? Solo il tempo molto tempo. Sì. Tutti ci manda un bello canone di acqua, per niente si inca questa gibbia. E come quando risulta a gatti, fai chi tu la fai, un giardino, tutto il resto, e chi tu qua, male che si vede, vai, avanti da. Se tu la vuoi, ma non ci mandi ciò che si svuota. Sì. E poi non capisci ciò niente tu stesso. Ho capito. Ora, quando uno legge, tu che sappi, devi leggere tutti i giorni.
Sì. Un po', quanto puoi leggere? Due capitoli, un capitolo, tre capitoli, quattro, cinque, metà. Quante rate vuoi sempre da fare? E devi fare tutti i giorni. Poco, ma tutti i giorni, perché per riempirla, per non andare a vuota. Ho capito. Perché se c'è un vuoto di memoria, quello che succede? Pensa che non deve entrare. E te è uno. Ho capito. E vi sta squillando, mi pare, il cellulare. Sì, sì, vi aspetto. Vi aspetto. Prego un attimo. Ti prego. Sì. Sì. E Armando, dimmi. Ah, certo, guarda, guarda. Stamattina, guarda, sì. Va bene, blocco, guarda. Pure grazie, vedi. Arrivederci, salve, grazie. Allora, come vi chiamate? Scusa, non mi ricordo ora. Enrico Antonino. Antonino. Io sono pioniere irregolare. Come? Io sono pioniere irregolare. Che significa? Non ho capito. Io sono nella congregazione. Sì, sì, sono sì. Sono pioniere irregolare, perché quella voce di aria, quello è... Ah, ho capito, ho capito. Ma se ne avete parlato di queste relazioni? Io all'adunanza di Antonio sono stato un anno, sei mesi, non mi ricordo, quindi non è che non l'ho frequentato, non ho letto, io ho una Bibbia, quella lì tradotta dalle lingue ebraiche, più attendibile. Sì, ebraica, amaica, insomma c'è quell'altra. Tanta stessa cosa è. Quindi uno c'ha i suoi, insomma, cose ma si dice. Sì, sì. Poi sono uguale, sempre una differenza ci deve essere tra l'uno e l'altro, se no... Quale differenza? Tra le baiche, quella ha il significato diverso, magari qualcosa di... Cioè, io ho la Bibbia di Gerusalemme, si è chiama. È buona, però uno deve fare questa, quella che è della congregazione, perché quella porta ogni cosa. Ho capito. Perché se la mettono mano, questo non può mettere mano, questo già... Ho capito. È reale, non è una cosa che uno non si permette a nessuno di toglierlo o cacciare. Sì, che c'è scritto la Bibbia, non bisogna né togliere né cacciare quella Bibbia. Alla fine si ammazza mezzo. Non mi ricordo dove, quale versetto, però c'è scritto. No, io si ammazza su. Non mi ricordo. No, su Rivelazione, se non sbaglio. Su Apocalisse. Apocalisse, all'ultimo. Ah, sì, sì. Comunque, allora, nei primi 18 anni di vita, anziché mi perdono tempo, guarda, io non voglio offendere perché poi mi fanno. Quando gli ho proposto alla professoressa di religione ai superiori, ma io già l'avevo cominciato a fare questo ragionamento, mi pare da 5-6 anni, quando avevo 5-6 anni, quando mi hanno insegnato di leggere la Bibbia e via dicendo, no? Io ho detto, ma scusate, nei primi 18 anni di vita, visto che abbiamo una memoria buona, perché quando uno è figliolo memorizza meglio, no? Ma che ci vuoi? Ma se piglia la Bibbia, no, capisci un termine, vai in tuo dizionario. Che ci vuole ma si memorizza? No. E ma si capisce? Ma, no. Ma col dizionario vicino, perché se c'è scritto il rispetto. La memorizzazione. Va bene così, ma. Quando uno per esempio legge, deve leggere. E deve badare alla lettura che legge. Sì, sì. Se no quello lì scomparisce. Sto ce lo vedo. Puoi dire tutto ce lo vedo, hai dite? Sì, no, perché scompaia, perché tu la cancelli. Mm. Se tu leggi così, è un invito per te, va. Sì. E tu hai pensato a Roma, pensato a chi tu... No. Questa qua, appena cancellata. Sì, ho capito. Una. Secondariamente... Ho capito che volete dire, ho capito. Ancora meglio l'ho capito ora. Volete essere concentrato, voi dite? Sì, signore, concentrato là. Devo essere là e attento. E delle volte studio, ma per esempio, studiavo, oggi lo studio, ma destinato, guarda quella versione, quella versione aperta. Tu alla versione non capisci, certo non c'era. Ho capito. Che era su concentrazione così, perché questo questo proprio perché? Perché uno domani io mi trovo un posto che devo studiare per forza anche quello, ma che c'è la versione aperta. E allora, se ne autorizza, scompare tutte le idee intorno, lo stesso che non c'è nessuno. E uno legge, studia un po'. Però è un po' difficile.
Okay. Parla, fai un'altra cosa, sì, hai detto, ma già diversi tempi c'è però là. Ho capito, sì. E allora comincia a memorizzare. Ho capito. Però la memorizzazione è in tre maniere. Una prima leve, poi media, poi profonda, in centro come profondamente. Ho capito. Quando uno va mai profondamente, che probabilmente. E allora, quello è bene, registrato e non se ne va più. Ho capito, quindi, sì. Quindi quell'altro è due. Un momento quell'altro dove si sbattono. Ho capito. E se ne vanno. Cioè, leggendo oggi, leggendo mano a mano, insomma, ci rimane in memoria. Ma secondo voi ci può essere uno che, per esempio, tra i testimoni di Geova, tra gli evangelisti, dei cattolici, che magari, avendo una memoria migliore dell'altra, riesce a capirla subito? Può essere, no, secondo no, voi? No, non è che... Uno non capisce. Riesce più a metterlo in pratica ancora meglio dell'altro? Secondo voi può essere? No, è sempre un'idea per tutti. Dipende come viene usato. Mm. Che se noi parliamo così, in questa maniera, se discorso così, parliamo tanto, no? E uno e due, ma sta passando a Roma, quando era a Roma, io facevo il ghizzo che dava, parliamo e caccia tutto cancellato. Ah, ho capito. Quando perché magari nell'atto pratico lo fai tu che dicimo, questo voi dite? Perché a voi se non se ne può ricordare niente. Ho fatto delle tre memorie che dicevate voi, i tre stati. Uno, due, tre. Allora, ho capito. Vuoi studiare psicologia allora come a mia? No, perché perché onestamente la Bibbia, se vogliamo, può essere pure scienza. Perché non lo so, perché lì c'è pedagogia, non so se mi spiego, c'è Gesù quando lui metteva degli insegnamenti, non era pure un educatore, se vogliamo, non era uno psicologo che ti diceva Bellomeo non fare così, dico per dire ora, te lo dico in maniera più elementare, non andava a incoraggiare, non andava a confortare, non aiutava, che faceva? Aiutava o sdurrupava? Se vogliamo. Scusate che lo dico questi termini, ma perché per... Cosa che non fa nessuno onestamente. Cosa, uno, ad esempio, se uno riflette di quello che deve fare, e magari la fa bene, riflettendo, se è sbagliata, la può anche correggere. Sì, sì, in un'altra maniera. Per esempio, qua, nella predicazione, allora questo si porta in un'altra maniera, no? Uno che fa? Che essendo intelligente, capite che ti ha sballato il cervello. O hai un problema o cose. Lascia andare, non è che si piglia il momento che non si parla. Lascia andare come si spaga come vuole. E così è per ogni cosa. Sono tante maniere qualcuno, deve sapere a chi incontra, come incontra. Ho capito. Come si deve comportare. Che spiega anche la comportazione che deve fare. Sì, il comportamento, sì, lo so. Infatti ve l'avevo detto perché l'educatore